Dicevamo sempre riguardo a Google Drive in alto a destra le impostazioni, quindi questa chiave in inglese. Se clicchiamo possiamo notare innanzitutto la compattezza, ovvero normale, media e magari anche alta. Potete vedere che possiamo raggruppare gli stessi documenti nella metà dello spazio con la compattezza alta, mentre con la compattezza normale diciamo che è un po' più larga e comunque un po' più grandi anche le scritte. Quindi magari una compattezza media è quello che ci serve. Per quanto riguarda, andiamo sulla home page, per quanto riguarda, questa era la vecchia interfaccia, vi ho tratto un po' fuori posto, perché questa è la nuova interfaccia invece, vedete? Questa è l'interfaccia iniziale con cui ho iniziato i video. Nel frattempo, prima di registrare, avevamo fatto una prova e abbiamo messo utilizzo temporaneamente l'interfaccia precedente. Con questo Google Drive vi farà notare che l'interfaccia precedente verrà cancellata a breve. Quindi per chi era nostalgico la può mettere fin tanto che ve lo consentono. Quindi con la compattezza normale, media alta, senza i bottoncini, speciali, di mia proprietà e roba varia. In realtà, esegui l'upgrade alla nuova interfaccia. Questa è l'interfaccia attuale, quella che vi ritroverete a breve, quindi vi consiglio di prenderci un po' la mano. Non è che cambia tanto comunque, alla fin fine c'è in più questa iconcina a griglia molto comoda che vi permette di visualizzare sicuramente meno file, ma comunque con un'anteprima del contenuto del vostro documento, sia esso un Excel o un Word, ovvero sia esso un documento di testo o un documento di calcoli, di celle. Quindi altre funzionalità sono impostazioni. Vediamo che al suo interno abbiamo la lingua e la possiamo scegliere un po' quasi bellissima, un po' quasi tutte le lingue del mondo, anche degli scarabocchi. Naturalmente ci sarà il russo, il cinese e via dicendo. Noi utilizziamo l'italiano. Al massimo, se ci vogliamo spingere da qualche parte, potremo mettere l'inglese, ma oltre un po' di francese, però oltre ad ora non possiamo. Il fuso orario. Sembra banale il fuso orario, ma può servire per organizzarvi, magari condividere documenti anche con colleghi dall'altra parte del mondo. Quando aprite gli elementi potete decidere se aprirli in una nuova finestra o nella stessa finestra corrente. Noi optiamo per una nuova finestra, così possiamo tenere traccia, diciamo, del Google Drive, la pagina iniziale, qua su in alto, e col browser Google Chrome possiamo aprire il tutto su una nuova scheda. Questo è carino e importante, tanto è vero che di suo Google Drive lo mette già spuntato, ovvero evidenzia in grassetto gli elementi aggiornati. Questo è molto comodo anche per capire se dei documenti che avete condiviso con qualche utente sono stati modificati, ve li ritroverete in grassetto nella vostra lista. Ad ora infatti stiamo utilizzando il 0%, quasi niente, dei 5 gigabyte di spazio che Google ci ha messo a disposizione. Volendo, cliccando qua, si può acquistare dello spazio di archiviazione. Fino a 25 gigabyte, meno di 2 euro al mese, 2 dollari e 49 al mese. Ok, non lavoriamo per Google, quindi non facciamo pubblicità. Andiamo avanti, possiamo modificare il nostro profilo Google, impostazioni dell'account e via.